Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy. Buonasera amici di Orrace TV e benvenuti in questa nostra nuovissima puntata interamente dedicata al motorsport. Questa sera puntata speciale in quanto vi parleremo di una delle serie più di prestigio del panorama internazionale del mondo del racing. E questa sera in più abbiamo come ospite un super specialista di questa disciplina. Vi parleremo appunto della Michelin Le Mans Cup. Quindi occhi puntati su questa puntata. Prima di andarvi a presentare i nostri super gettonati ospiti, occhi puntati sulla nostra Giulia Cucchiarini, buonasera. Buonasera a tutti, grazie Riccardo, buonasera anche a te. Oggi super puntata, eh? Assolutamente. Oggi super, sì. super puntata. È con grande piacere e onore che vado a dare un bel ritrovato dopo un anno di assenza al nostro pilota TS Corse, Pietro Peccerini, buonasera. Buonasera. Ciao Giulia, ciao Riccardo. Nonché pilota Michelin Le Mans Cup. E poi abbiamo in questo caso il giornalista sportivo, oggi penna francese, è con noi Antonio Caruccio. Oui. Bonsoir Richard. Bonsoir. Ecco, durante il corso della puntata avremo anche un collegamento telefonico con il compagno di squadra di Pietro, ossia l'irlandese Kian Carey. E oggi sono molto contento di introdurre così questa puntata, perché prima di andare a parlare del 2021 del nostro super Pietro Peccenini, io vorrei fare insieme al pilota milanese un piccolo salto indietro, un piccolo ritorno al futuro. Tu sarai il mio doc di ritorno al futuro, insieme naturalmente ad Antonio Caruccio. Perché Pietro Peccenini ha una storia veramente un po' particolare, diversa dagli altri piloti, in quanto è arrivato al mondo delle corse non da bambino, ma in età adulta. Sono diversamente pilota. Esatto. Sì, ce la vuoi raccontare? Ho iniziato all'alba dei miei 36 anni, nel 2009. Quindi 40 anni fa. Ne so, 102 anni. Esatto. No, è tutto è iniziato con l'incontro giusto, con il mitico Stefano Turchetto, che è il vero responsabile di questa avventura. Nonché patron TS Corse, esatto. Diciamo. Ecco le foto di quegli anni strepitosi. E fu all'inizio una cosa che doveva essere un hobby o poco più, e siamo arrivati fin qua. Insomma. Ecco, quindi continuando a guardare le immagini, conobbi Stefano Turchetto intorno al 2008, queste sono immagini del 2009, è iniziato dalla Formula Junior. Esatto. Noi ci siamo conosciuti a febbraio del 2009 e lui, ora di settembre, mi aveva già convinto a fare la prima gara. Dopodiché abbiamo partecipato a tutto il campionato 2010 col Formula Junior, non sfigurando, pur essendo diciamo la mia prima vera avventura, e da lì poi l'accelerazione è stata brutale, no? Siamo passati direttamente al 2000, che insomma è già un livello interessante, e per finire qua oggi dove siamo. Andiamo a ripercorrere, Giulia, la carriera di Pietro, che sicuramente può essere anche da stimolo ed esempio per tanti piloti che magari non hanno iniziato prestissimo a correre, ma che possono affacciarsi al mondo del motorsport anche se non sono di primo pelo. Esatto, Pietro, per moltissimi anni hai disputato i campionati più prestigiosi delle ruote scoperte, con le formule Renault, dalla Formula 2000 Lite all'italiano fino ad approdare alla difficilissima serie Alps, per poi vincere ben 4 volte il titolo nei campionati francesi VDV e Ultimate Cup. Sì, sono stati anni molto duri, però era quello che io volevo, perché avevo sempre avuto una grande passione. E
la possibilità di confrontarmi con gente che oggi è in Formula 1. Cioè, in quegli anni nell'Arts c'era Leclerc, c'era Russell, c'era Kvyat. Kvyat c'era forse l'anno prima che io arrivassi. E, insomma, tutta gente che adesso vediamo dove sono, no? E poter guidare con questi fenomeni in pista è una scuola davvero preziosa. E lì ho imparato tanto. C'era anche Nick De Vries. Qua eravamo nella 2000 Light, la mitica. Qua eravamo nel Light, questa è stata Light. La vittoria a Monza. Esatto. Con quel ragazzino russo che deve avere, credo, 15 anni. E beh, insomma, è stata una grande emozione. Ecco, qui siamo proprio sul podio di Monza. Cosa riprovi a vedere queste immagini? Sono passati, ragazzi, 10 anni. Beh, intanto vedi un sacco di amici. Intanto perché... lì stavi prendendo la Clarice. No, l'ho presa. l'ho presa e questo è il risultato. Un grande nonchalant. Cioè, un'abilità scenica importante. C'avevo i capelli. Questo dimostra la mia intelligenza. Vedi? Poi ho guardato un tutorial su come si indossano gli occhiali da sole. Esatto. No, ma erano i miei che erano diversi. Ah, erano i tuoi, ho capito. Vabbè, insomma, comunque vedo un sacco di amici, ricordi fantastici. È una storia di una squadra che è cresciuta ed è diventata anche una famiglia in un certo senso per me. Quindi sono solo cose belle. Ci sono anche le pagine, quelle un po' più difficili, qualche incidente, qualche momento di sconforto. Ma certo. Però tutto sommato è la storia di, insomma, di un pilota anziano che impara il mestiere da anziano e ce la fa, insomma, ce la fa arrivare certo. A livelli del tutto dignitosi. Ecco, io volevo proprio chiederti, Pietro, quanto è stato formativo questo lungo percorso che ti ha permesso oggi di essere dove sei? Ma io penso che le monoposto, dal punto di vista della tecnica, siano le più difficili, quindi sono anche quelle più formative, se poi Antonio non so come la pensa. E, per cui partire da lì, certo, ti dà una base di assoluto spessore. Dopodiché non è mai facile andare forte con nessuna macchina, neanche con la Panda, insomma, se vuoi portare al limite. Esatto. Antonio, da giornalista sportivo, come reputi la carriera di Pietro fino ad ora? Comunque è un percorso molto difficile in quanto non ha cominciato dal kart come il 99% dei piloti. Sì, è vero Giulia, guarda, come diceva Pietro in precedenza, in realtà poi è stata giusta la scelta di passare attraverso il monoposto perché dal punto di vista propedeutico e formativo ti danno, no? Una maniera di interpretare la modalità di guida che nessun altro tipo di vettura ti può dare. Non è un caso che alcuni rari personaggi che però come Pietro non hanno iniziato da adolescenti sul kart e sono arrivati poi in età adulta al mondo del motorsport si siano comunque dedicati a dei campionati monoposto per apprendere quelle che sono le tecniche. Lui ha optato per una scuola, quella del Formula Renault 2000, un'altra scuola altrettanto formativa era quella della vecchia Formula 3, non l'attuale serie adesso di contorno alla Formula 1, ma il precedente modello, quello ancora che insomma tutti ricordiamo quel cassoncino di aspirazione, no? Quel vecchio ancora concetto di vettura con monoposto dal motore non potentissimo, quindi non parliamo di vetture come la Formula 2 o l'attuale Formula 3, ma parliamo dei motori che avevano solo un 2000 di cilindrata e che permettevano proprio al pilota e alla capacità di guida di emergere dal punto di vista formativo e dalla capacità di adattarsi alla macchina, e questa è un'esperienza che poi Pietro e tanti altri hanno portato successivamente nel mondo, chi nel turismo, chi nel GT, chi nei prototipi, proprio perché è da lì che si apprendono le basi di come si guida una macchina da corsa. Intanto mentre parlavi Antonio abbiamo visto delle bellissime vittorie, soprattutto una a Barcellona, se non sbaglio, di Pietro sotto la pioggia, un diluvio universale, bellissimo. Le immagini hanno parlato chiaro. E sì, rifacendomi un po' a te, Antonio, se andiamo indietro nel tempo, secondo me l'ultimo pilota che non ha corso nel kart e poi è arrivato in Formula 1 è Jean Alesi. Adesso non vorrei dire una cavolata, ma mi sa che lui... Ti assumi la responsabilità di sì, quello che dici. Sì, responsabilità mia. Tra l'altro dovete sapere che oltre alla bellissima storia di Pietro, a renderla ancora più emozionante anche se vogliamo, Pietro Pecenini è uno dei pochissimi piloti che ha scelto come team TS Corse e dopo oltre 10 anni Pietro Pecenini corre ancora con la TS Corse di Stefano Turchetto. Sei un gran fedelone. Io sono un fedele. Ah, è vero, no? È un connubio strano. No, cioè, guarda, ma sai, sono quegli incontri che nella vita ne fai pochi, insomma. E comunque
rimane uno sport, non voglio dire pericoloso, però è uno sport particolare. Beh, dove no, c'è un investimento di... È pericoloso. Rimane ancora pericoloso, insomma, e metterti nelle mani di una persona della quale ti fidi, io penso che sia fondamentale. Beh, certo. E non cambierei Stefano con nessuno, insomma, per fare questo tipo di attività. Certo. Antonio, non è solito vedere nel motorsport un connubio tra team e pilota così duraturo? No, è vero Giulia, ma per varie ragioni, anche perché spesso comunque i piloti cambiano a seconda di quello che è l'andamento del mercato, delle loro decisioni, campionato, e non sempre una squadra ha più programmi. In realtà poi forse la forza del legame fra Stefano e Pietro, beh, nasce dal fatto che Stefano comunque è stato pilota, lo dicevamo certo prima mentre stavamo preparando la puntata. Io Stefano lo ricordo ai tempi della Formula Junior con le vetture dei cadetti che ancora correva, e quindi è chiaro, c'è probabilmente, no, una capacità e una sinergia che si va a creare anche a livello di fine e di capire, no, di che cosa un pilota ha bisogno, che evidentemente porta ad un'ottima intesa. E poi c'è stata la capacità reciproca, cioè da parte di entrambi, di adattarsi nel corso degli anni, prima il trofeo cadetti, poi Formula Renault, il Light, il passaggio adesso poi ai prototipi contemporaneo, evidentemente una visione anche di insieme che ha coinciso sia dal punto di vista delle esigenze della squadra di TS Corse che di Pietro, e quindi insomma li ha tenuti uniti anche questo. Li ha tenuti uniti anche questo. È stato forse anche un caso da un certo punto di vista, nel senso che non è così normale che questo succeda, ma quando poi si trova un'unione così forte, le basi sono solide, insomma i risultati si vedono. Esatto, e arriviamo ora alla stagione 2020, ossia la passata annata, dove per il team TS Corse c'è stata una grande evoluzione, ossia il passaggio dalle ruote scoperte con le Formule Renault alle ruote coperte con i prototipi LMP3 nel campionato Ultimate Car. Sì, Pietro. Sì, è stata una vera e propria rivoluzione per noi, perché dopo tanti anni sul Formula Renault e dopo tutte le soddisfazioni prese nei campionati francesi dove abbiamo dominato... Quattro titoli, esatto, ricordiamo. Esatto, quattro titoli, insomma, andavo in pista e mi sentivo il Senna della situazione, no? E fare questa rivoluzione ha significato ricominciare da zero. Allora, abbiamo scelto di iniziare, diciamo, a livello delle serie francesi dove avevamo avuto successo, e per fare un primo anno, tra l'altro complicato molto dalle vicende Covid. Certo. E per fare un primo anno formativo sulla macchina, soprattutto anche dal punto di vista della squadra, no? Perché è una macchina più complessa anche per il team da gestire. E è andato molto bene, nel senso che ovviamente è stato un anno di apprendistato, però diciamo una vittoria l'abbiamo portata a casa. Esatto, sotto un diluvio, universale. Pazzesco. E questo si è rivelato da subito, come dire, un buon sintomo di una situazione che avrebbe promesso bene, così come poi è successo nel 2021, insomma. Ecco, Antonio, com'è per un pilota passare dalle ruote scoperte ai prototipi? Beh, Ricky, non facile, guarda, non solo per il prototipo, ma solitamente, no, quando si abbandona il mondo delle monoposto in cui corri da solo, già cominciare ad avere un compagno di squadra, un compagno di macchina, anzi, non solo di squadra, ma qualcuno che divida con te il sedile all'abitacolo, non è facile, anche perché devi cercare dal punto di vista della messa a punto un compromesso che si adatti bene ad entrambi i piloti. E non è facile, perché spesso i piloti hanno stili di guida completamente diversi, e tu, quando hai delle gare endurance, parliamo di due ore nel caso della Le Mans Cup, di quattro ore per l'Ultimate o anche gare più lunghe, è ovviamente complicato riuscire a trovare questo tipo di sinergia. Ma poi guarda, stupidamente anche la posizione di guida, cioè tu in monoposto sei ovviamente al centro della vettura perché hai il sedile centrale, nei prototipi, nelle vetture GT di fatto sei un po' più spostato in asse, per quanto poi adesso il P3 e il P2 siano un po' più centralizzati, però comincia a non avere... loro guidano a destra. Non hai più loro con l'M3, non hai più l'M30, non hai più la possibilità di vedere dove è la ruota, quindi sai, comunque devi cambiare quello che è il tuo stile di guida, hai bisogno di confidenza, e quindi è sicuramente un passaggio difficile. Guardate che bella questa vettura, che magari nel secondo blocco Pietro Peccenini ci dirà anche qualche caratteristica tecnica. Noi dobbiamo andare in pubblicità con i fuochi d'artificio francesi, ma si parlerà ancora a lungo di vetture prototipo e di Pietro Peccenini. A tra poco.
Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Triform, azienda specializzata nella produzione di attrezzature per il fitness dal design unico e inconfondibile, 100% made in Italy. Realizziamo e progettiamo spazi completamente attrezzati con i nostri prodotti, dal piccolo angolo di casa al mega centro fitness. Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy. Ancora tanto motorsport in questa speciale puntata di Orrace TV. In compagnia del pilota della TS Corse Pietro Peccenini e del giornalista sportivo Antonio, vi parleremo ora della Michelin Le Mans Cup. Esatto, Giulia, ma non solo, perché nell'ultima parte di trasmissione grandissimo spazio anche alle massime serie del motorsport, ossia la Formula 1 e la MotoGP. Esatto, però dopo avervi parlato della carriera di Peccenini è ora di arrivare ai giorni nostri. Nel 2021 per il portacolori della TS Corse un nuovo e importante progetto, ossia la partecipazione alla prestigiosa Michelin Le Mans Cup. Esatto, prima di andare a vedere come sono andate le cose per il nostro Pietro Peccenini, io vorrei far fare al nostro giornalista sportivo Antonio Caruccio un bel focus su questa prestigiosa serie che è la Michelin Le Mans Cup. Ti avrei risposto una bella Ford, ma te la risparmio questa, Arichi. La Michelin Le Mans Cup è una serie che nasce di supporto alla European Le Mans Series. È una serie che è aperta per regolamento a vetture LMP3 e GT3. La GT3 non è ammessa da regolamento nelle gare endurance dell'LMS, ovvero quelle da 4 ore. È una serie che va a supporto della European Le Mans Series, quindi corre insieme alla European Le Mans Series nelle tappe che si svolgono durante il campionato, e in più ha una particolarità: corre anche a Le Mans nel weekend della 24 ore, dove non c'è la European Le Mans Series ma è una tappa del WEC con una corsa a sé dedicata che si chiama Road to Le Mans, proprio perché prepara team e piloti a quello che poi è il passaggio, magari l'anno successivo, alla 24 ore di Le Mans. Dal punto di vista tecnico, l'abbiamo detto, raccoglie tutte le vetture di LMP3, quindi sia quelle di nuova che di vecchia generazione, le GJS P3, le GJS P30 e la Duquesne M30, con la partecipazione invece di tutte le vetture a livello proprio indiscriminato dell'omologazione GT3. La differenza è che il GT3 di solito corre con gomme Pirelli, qui invece trova Michelin, che è un partner proprio della Le Mans Cup, ed è una serie che è nata proprio per dare modo magari a quelle squadre di piloti, proprio come può essere la TS Corse, che si avvicinano al mondo dell'endurance e prima di arrivare a debuttare nella European Le Mans Series possono prendere parte con questa categoria propedeutica. Bene. Antonio, che cosa ne pensi di questo campionato? Beh, è una serie che è nata nel 2016 e che è andata a occupare una fascia di mercato abbastanza interessante, perché non c'era appunto nessun tipo di campionato europeo che avesse delle gare di durata che potessero preparare proprio alla serie europea e poi al mondiale, e insomma i numeri lo dimostrano: un grande successo, oltre a 30 vetture sullo schieramento e tanto tanto divertimento. Come vediamo, guardate quante vetture, e in mezzo a questo plotone di leoni c'è anche il nostro Pietro Peccenini. Allora, sì, andiamo ad analizzare la stagione 2022. Ricordiamo, stagione di debutto assoluto. 2021 vuol dire. Sì. È avanti, Ricky. Io sono avanti. Stagione di debutto, perché non può essere diversamente il 2022. Stagione di debutto, quella del 2021 di Pietro Peccenini nella Le Mans Cup. Insomma, com'è andata questa nuova sfida? Possiamo dirlo. Allora, ti devo dire che ero pienissimo di timori prima di iniziare il campionato, e come sempre Stefano è,
è quello che mette il piede sull'acceleratore e io tendo a metterlo sul freno. E non solo aveva ragione, ma di più. È stato un anno eccezionale, indimenticabile, in cui credo che sia io che il team abbiamo fatto tutti un passo in avanti come mai prima in un solo anno. Un campionato eccezionale, veramente competitivo, 35 macchine mediamente a gara, grandi bagarre, e noi siamo stati competitivi fin da subito. Io nel bronze test a Barcellona ho fatto il terzo tempo, che è stata la prima gara. Quindi siamo partiti molto carichi. Poi è vero che il livello è alto e il campionato è difficile, quindi bisogna imparare tante cose e abbiamo fatto i nostri errori, però li riteniamo come un investimento che ci prepara sicuramente molto bene per la stagione 2022. Certo. Abbiamo fatto sempre bene nelle prove, nelle qualifiche, nelle gare abbiamo fatto degli errori, abbiamo fatto anche degli incidenti, però insomma il potenziale nella top 10 c'è sempre stato e anche di più secondo me. Però infatti ne parleremo dopo di questo. Sì, abbiamo visto che per tutto il campionato sei sempre stato autore di ottime crono. Poi in gara tu e il tuo compagno però non avete sempre raccolto ciò che meritavate. Comunque la top 10 è sempre stata alla vostra portata, come nella pista di casa dove avete raccolto una brillante settima posizione sotto la bandiera a scacchi. Unica sì. Tappa italiana, Monza, settimo, hai fatto apposta. Sì, peccato che eravamo a porte chiuse ancora perché c'erano ancora restrizioni importanti per la questione Covid. Però c'è stato io ho un ricordo bellissimo a Monza, dietro la safety car, che avevo solo 3 macchine davanti a me e non ci potevo credere, con 30 macchine dietro. Anche di più, guardate qua, guardate qui che partenzone che c'è stato. Beh, sicuramente è emozionante rivedere queste immagini. È molto emozionante. Poi Monza è una pista che noi abbiamo nel cuore, la nostra pista di casa. Certo. A parte che è una pista meravigliosa e unica al mondo per il suo tracciato, per la sua velocità, per le sue curve. E quindi questo è stato un brutto incidente. Sì. E soprattutto adesso che rientra dentro, sì, c'è infatti un bel disastro. Qua adesso uno scarta e l'altro purtroppo non lo... No, ecco. E l'altro no. Però insomma nessuno si è fatto niente, questo dimostra. Sono macchine comunque sicure. Sono macchine molto sicure, il livello di protezione è altissimo e come puoi vedere sembra un grosso disastro, che lo è dal punto di vista del portafoglio. Certo, però vabbè, quando uno non si fa male. Il pilota non si è fatto niente. Bene, ecco Antonio, al debutto su oltre 30 vetture, come reputi questa gara di Pietro Pecenini e del suo compagno chiudendo in settima posizione? Ma guarda, la stagione 2021 in realtà, l'aveva detto Pietro, era partita molto bene sin dalle prove, perché già a Barcellona, già nelle libere, se non sbaglio, era arrivato il secondo tempo assoluto nella gara di debutto, quindi insomma vuol dire che la presa di coscienza e di contatto con questo campionato, tra l'altro un circuito molto impegnativo come quello del Montmeló, era già arrivato. Poi sai, in una stagione soprattutto con gare endurance può succedere la qualunque, insomma l'abbiamo visto, incidenti, problemi tecnici, ma anche semplice sfortuna. Sai, arriva una safety car nel momento in cui tu hai già fatto il pit stop e gli altri invece hanno possibilità di farlo con la gara neutralizzata e ti recuperano già un minuto nel corso della gara. C'è un dettaglio invece però tecnico che forse Pietro non ha sottolineato, non so se per modestia o perché sai, vista l'età, magari se ne scordato. Cioè TS Corse corre con la Duke Aena M30, che è un modello e una vettura diversa rispetto invece alla più blasonata Ligier JSP3, che è invece la vettura che ormai da, mi sento di dire, 8 anni dalla fase di progettazione, vettura che ci si è pista per la prima volta nel 2015, ha solcato la scena internazionale dell'MP3. Quindi comunque non facile, no? Anche andare in pista con una vettura sulla carta meno competitiva, con la necessità anche, no, dalla squadra di imparare la gestione di questo campionato, una vettura completamente nuova e con avversari che invece hanno, beh, tanta esperienza in più, lo abbiamo visto. Ecco Pietro, ce l'ha presentata bene Antonio la tua vettura, ma vogliamo fare un piccolo focus sugli aspetti tecnici? Ma secondo me è più preparato Antonio di me sugli aspetti tecnici. Quello che ti posso dire io è che... E che si impenna quando accede, giusto? No. La forza. Vabbè, per modo di dire. Quanto fa, Pietro, quanto fa la tua macchina sul diritto? Quanto fa? Esatto, questa è la domanda. Forte, cioè è un bel compromesso. Allora, il passaggio dal Formula Renault a questa è un passaggio impegnativo. È una macchina che richiede molto studio, insomma, dal punto di vista proprio anche della tecnica di guida. E come diceva prima Antonio, uno dei primi ostacoli per me è stato il fatto di non vedere le gomme davanti, che in frenata è una cosa
che dici, ma adesso come la gestisco, no? Poi dopo impari ad acquisire le stesse informazioni con altri trucchi, però non è immediata la cosa, ci vogliono chilometri, insomma. Bene. È comunque una macchina stupenda da guidare, divertentissima, che ha delle prestazioni eccezionali, tanto in frenata quanto in aerodinamica, quanto di potenza, insomma, è una macchina che fa godere il brutto. Ah sì? Sì. Bene. E non hai goduto da solo? No. Nel senso che avevi un compagno di squadra. Avevo con un compagno di godimento. Esatto, dividere il tuo abitacolo. E per l'occasione chi è che abbiamo in collegamento telefonico, pensate, dall'Irlanda? Cara Giulia? Yes. Yes. Kian, are you here? I'm here, ciao. Eccolo qua. How are you? How was the season? The season was really good. Obviously, it was difficult for the whole team because we signed the deal quite late, so everything was very rushed. But I think as a learning curve for TS Corsa, for myself, for Pietro, was really good. We had a strong year. We started off super strong in Barcelona. But I think the problem we had as a team was a lot more cars. Done a lot more testing as the season went on, and we didn't get to do that, unfortunately. But we showed all through the year on small little glimpses that we can be really strong. And Monza, for example, we got a little bit unlucky where we feel like Pietro, we could have won the race maybe with a bit more luck, but we're building on something strong for the future. Kian, what's your impression about the series, generally speaking? Not related to your season and your performance, but how do you judge the series, this Michelin Le Mans Cup? It's a fantastic series. It's the biggest category I've ever been involved. How professional it is, the teams that are involved, they're huge international teams, the drivers even, compared to what I've raced against before. Some of the pro drivers used to be my heroes, so to be now racing against them was a big deal for me. But in terms of a series, the racing is so competitive, so difficult to be quick. And if you're having a half a bad day or slightly not running properly through maybe the driver's fault or the something not clicked with the car properly, you're going to be outside the top 10 easily. So I love that, and I know Petrio loves that as well, that it's the competitive edge that we want to be a part of, and that pushes us on to go further. Kian, how is racing with Pietro? amazing. we had some really good stories through the year, myself and Pietro. It's the first time I've ever had the experience of sharing a car with another driver, but we had so much fun this year, and to see how Pietro has improved from the first race in Barcelona to the last race in Porto Mayo has been amazing to see, and I'm glad I could be a little help, maybe I could say, towards his speed all year. But consistently towards the end of the season, Pietro was qualifying inside the top 10, and in that category is a really big achievement. I know people say 8th position, 10th position it's good, it's okay, but really it's an incredible achievement for Pietro in his first season in this category to be qualifying so high up. So I had a great time. Honestly, probably my best season in 12 years I've been racing. I think it was my most enjoyable season. Thank you, mate. This is a beer, at least, for you. Yes, a whiskey. Bene. Dire che Kian è stato un grande maestro per me quest'anno, e quello che sta dicendo sulle qualifiche della seconda parte della stagione, lui ha la sua parte di merito, perché dal punto di vista della tecnica di guida è un pilota molto veloce. Bene. Beh, siamo contentissimi di avere avuto in collegamento Kian, che però a noi per tempistiche televisive dobbiamo salutare. Kian, grazie mille, viva l'Irlanda, e ti vogliamo rivedere in pista, soprattutto vicino a Pietro. Thank you, mate. Thank you so much. Thank you, grazie. Ciao, salutatelo. Bye. Ciao, bye bye Kian. Ecco, in questa ultima parte di trasmissione, ora io parlerei della Formula 1 e poi della MotoGP. Iniziamo a parlare della Formula 1, Giulia.
Esatto, iniziamo a parlarvi della Formula 1 con questo bellissimo duello Hamilton-Verstappen. Titolo ancora apertissimo. Quando siamo a soli, Antonio, quanti GP mancano? Due, cara Giulia, due gare alla fine. Settimana prossima ci sarà il Gran Premio dell'Arabia Saudita e subito dopo il Gran Finale di Abu Dhabi, gara tiratissimo, il finale tra Hamilton e Verstappen, con l'inglese che è tornato prepotentemente a vincere nello scorso round del Qatar, una Mercedes che ha infilato tre pole position consecutive. In realtà però Verstappen ha il primo match point, perché se a Jeddah dovesse finire in seconda posizione ed Hamilton non prendere punti, nemmeno quello del giro veloce, Verstappen potrebbe uscire dall'Arabia Saudita con il titolo in mano. Ecco, Pietro invece cosa ne pensa riguardo? Chi vincerà questo campionato 2021, comunque tirato? Beh, intanto la buona notizia è che non è così scontato come lo è stato negli ultimi anni. Esatto. Quindi questo rende la cosa più interessante. Io personalmente sono più vicino alla filosofia sportiva di Hamilton rispetto a quella di Max Verstappen, che è un pilota giovane, quindi molto più aggressivo dal punto di vista del comportamento sportivo. E io sono più all'inglese, sono un gentleman, quindi mi piace di più Lewis Hamilton. Spero che vinca lui, perché sarebbe, come dire, una dimostrazione di forza che credo meriti. Credo meriti, perché molti dicono che ha vinto solo perché, e invece io sono convinto che lui è davvero un grande pilota e un grande campione, e quest'anno ha l'occasione di farlo contro uno dei piloti certamente più forti della storia, che è Max Verstappen. Lo vedremo. E poi come non parlare anche di due ruote con Valentino Rossi, che qualche settimana fa ha dato il suo addio alla MotoGP. Antonio, velocissimamente. Sì, Riccardo, Rossi si ritira dalla MotoGP, ma insomma lascia un segno evidentemente indelebile, ha portato la MotoGP ad essere il campionato di riferimento che è adesso non solo in Italia ma in giro per il mondo, la dimostrazione che comunque a 40 anni si può fare qualcos'altro, perché Rossi continuerà a correre, lo farà con le vetture a ruote coperte in Gran Turismo, magari vedrà in pista, chi lo sa, Pietro Peccenini, che potrà dire di essere più giovane almeno per quanto riguarda la percorrenza in pista di Valentino Rossi. Beh, altra dimostrazione che a 40 anni la vita comincia, dal podio è arrivato da Fernando Alonso al Gran Premio del Qatar, l'asturiano a ritorno sul podio proprio con l'Alpine dopo 7 stagioni. Ricky, tu che 40 anni li hai fatti da poco? No, io non li ho fatti, ragazzi. io ne farò 30 a febbraio. È il momento anche per te di debuttare in Formula 1. Pietro Peccenini, cosa ci sarà per te nel 2022? Lo vogliamo sapere. Ma stiamo lavorando per entrare nella Michelin Le Mans Cup come protagonisti, da tutti i punti di vista. Il progetto è impegnativo, abbiamo ancora qualche mese per raggiungere l'obiettivo. Voglio dire solo una cosa su Valentino, che io sono un suo grande fan e per me lui è stato un maestro non solo sportivo ma un maestro di vita, insomma è veramente un uomo che ha tanto insegnato alla gente. Verrai verso febbraio-marzo a raccontarci cosa farà esattamente Pietro Peccenini nel 2022? Se mi inviterai io verrò volentieri. Bene. Ringraziamenti, siamo in extra time. Ma devo ringraziare chiunque abbia reso questo possibile, perché è un'avventura meravigliosa che continua da molti anni e nessuno l'avrebbe mai detto. In particolare ringrazio te, che questa tua trasmissione ci dà visibilità. Ringrazio le nostre famiglie, la squadra, Kian. E chiunque e altro Antonio abbia Corruccio. No, Antonio non lo ringrazio. Vabbè, dai, lo ringrazio. No, Antonio è una persona che io stimo molto, e però dirlo qui sembra una marchetta. Comunque è sempre un privilegio. Che lui di marchette è maestro. Guarda, io mi sento solo di dire grazie a Riccardo Scarlato. Esatto. Bene, Pietro, sì. Complimenti. Grazie. Anche per questa tua annata. Grazie mille per essere intervenuto qui oggi. Io vado a ringraziare naturalmente in primis te, Pietro Peccenini. Grazie. A tutta la squadra TS Corse che ci seguono, a Tario Caruccio, giornalista sportivo, Riccardo Scarlato, conduttore televisivo, e la nostra Giulia Cucchiarini. Grazie Ricky. Ragazzi, voi non cambiate canale, una lunga serata in compagnia di GoTV vi attende. Ciao! Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Tri.
Form, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy.